guardate qua, lui è Duccio, ve lo ricordate? Il setterino è arrivato con la testa rotta. Ecco, lui fa questo continuamente. Adesso io vi faccio vedere, rimango ferma. Guardate. Che significa secondo voi? Che questo cane vuole uscire. Ma ciò non è possibile. Sinceramente avevo preso vettorina e guinzaglio, ma mi hanno detto che è tardi e bisogna andare. Guardate, non accenna a smettere. Adesso entro da lui a consolarlo un po'. Duccio, piccolino, aspetta, 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 amore. Bello mio, aspetta. Lo so che vuoi uscire, madonna, piccino. È impazzito questo cane. Amore. Un setterino, un cane che ha bisogno di fare moto. Posso solo dirvi che sta bene. La ferita sulla testa è completamente guarita. Duccio, che c'è? Stai un po' tranquillo, Duccio, amore. Calmati. Calmati. Niente, vuole uscire, capite? Perché questo è il suo mondo. Lui vive così. Lo facciamo uscire una volta per tutte con un'adozione? È un cane buonissimo, affettuosissimo. Guardate. Cerca il contatto umano, però prima di tutto vuole sfogare le sue energie. Questo ha bisogno di macinare chilometri. Ma secondo me poi, quando diventa un'abitudine, la vita in famiglia dove si esce 3 volte al giorno, di cui una volta almeno più lunga, non farà così, assolutamente, sarà molto più calmo. Certamente sempre felicissimo di uscire, ma molto più calmo di così. Mi sembra Giacomo lui, vi ricordate Giacomo? Lui, per farlo uscire da qui, abbiamo dovuto mandarlo in stallo, dopodiché ha trovato una famiglia splendida, meravigliosa. Avrà la stessa fortuna anche Duccio? Stalli per lui non ce ne sono, quindi l'unica possibilità è che me lo chiediate in adozione. Duccio pesa sui 15 kg adesso, scarsi, quindi taglia media contenuta, è bellissimo con le sue orecchie, ha dei colori stupendi, è un cane dolce perché i setter sono una razza meravigliosa caratterialmente, quindi se desiderate salvare questo piccolino non dovete fare altro che scrivermi alla mail di fine video, raccontarmi un po' di voi, della vostra esperienza con i cani, del posto dove lo fareste vivere e poi, se volete, continuiamo con l'iter dell'adozione, che comprende la visita a domicilio da parte di una volontaria di zona, giusto per conoscervi di persona, perché attraverso mail o telefonate non vale. Queste sono vite, dobbiamo affidarle con coscienza. Duccio piccolino, che c'è? Così un po' calmato, sì. Bravo amore, bravo. Ti faccio uscire lunedì adesso, sì. Lunedì facciamo una bella corsetta, piccolo. Lui non si lamenta nemmeno, non lo sentirete mai abbaiare. Sta così a disperarsi. Povero amore. Vieni qua, Duccio, vieni. Purtroppo devo andare, come sempre si fa tardi. Ho fatto il bagnetto a Blu, perché Blu va in adozione. Lo porto a casa per la prova gatti. E quindi non c'è stato il tempo di dedicarmi a lui. Vuole uscire, piccolo. Adesso, Duccio, io devo andare. Oh, vedete cosa fa? Si arrampica disperato. Vuol vedere chi c'è qui. Chi c'è qui? I cucciolotti. Loro sono un po' più rassegnati. Ma lui no, perché lui sicuramente viveva in un posto dove c'è la possibilità di fare moto quotidiano. Non è per niente abituato a questo contesto. Ma purtroppo è in un canile sanitario, vecchio stampo, dove gli spazi dedicati ai cani erano molto ristretti e andava bene così. Purtroppo i comuni non hanno soldi per costruirsi strutture più belle e quelle che ci sono le usano, e quando i cani vengono portati in canile devono stare in posti così, fino a che non passano poi nel rifugio, che non è tanto più grande di questi box. Quindi per questa ragione i cani devono uscire e andare in famiglia, ma non soltanto per pena, comunque, anche perché guardate che gioiellini che sono. Che bello Duccio, che amore. È magro magro perché è stressato, non fa altro che fare destra sinistra sinistra destra continuamente.
ovvio che dimagrisce. Piccolo. Devo andare, Duccio. Ciao piccolino, mi dispiace, non ti sentire tradito. Adesso che ti chiudo il cancello in faccia, mi dispiace tanto, ma devo. Ecco qua. E lui riprende a fare questo. Ecco qua. Uno, due. Sinistra, destra, sinistra, destra. Sono proprio impotente. Ciao Duccio.